Niki Giusino, il disturbatore televisivo per antonomasia, www.nikigiusino.it in pigiama. Oggi vi parlerà del giallo di Lilli Gruber. Che fine ha fatto Lilli Gruber? Lo ha fatto sapere il direttore del TG La 7, Enrico Mentana, aggiungendo che per qualche settimana andrà in onda faccia a faccia un talk show, scusate, sulla politica condotto sempre da lui. Questa è la verità ufficiale. Si parla anche di un fastidioso abbassamento di voce, ma c'è un retroscena che non tutti conoscono. Premetto che quello che sto leggendo è lo sto leggendo dal giornale.it. Il retroscena sarebbe il motivo dell'improvvisa sparizione, tra virgolette, della Gruber dalla prima serata di scontro con il nuovo arrivato Giovanni Floris. Qualcuno ipotizza persino una trattativa già avviata per il ritorno della giornalista alla Rai. Al momento non si sa di più, anzi, c'è una nota di ministero, anche perché la diretta interessata non ha parlato. Conosciamo solo ciò che ha detto Mentana e i comunicati ufficiali di La 7. A riferire del presunto scontro col Floris è stato il Foglio. Un uccellino, solitamente ben informato, si leggeva sul giornale di Giuliano Ferrara, mi dice che Lilli Gruber non è andato in onda per protesta contro l'invadenza di Giovanni Floris. Ascoltate bene, questo particolare. Ma cosa è successo davvero alla 7? Dopo l'arrivo dell'ex conduttore di Ballarò nel talk show che conduce prima del TG 19:40, Floris ha pensato bene di invitare la ministra dell'istruzione Stefania Giannini. La mossa non è piaciuta alla Gruber, che aveva già invitato il ministro per la prima puntata di 8 e mezzo di quella stessa sera e per il medesimo argomento, l'inizio dell'anno scolastico. Cioè, Floris sapeva che eventualmente la Giannini doveva andare a 8 e mezzo. Cosa ha fatto? Ha detto: ma fammela venire al mio stesso programma e affronteremo lo stesso discorso. Un vero e proprio sgarbo, visto che i due giornalisti lavoravano per la stessa rete. Come si fa, infatti, nel giro di mezz'ora o poco più, a proporre al pubblico lo stesso ospite per lo stesso argomento? Facile immaginare la arrabbiatura di Gruber, che ha preteso un chiarimento dalla rete che forse non gli è arrivato, almeno ma non come si sarebbe aspettata. Vediamo come andrà a finire. Intanto ci pensa Mentana a colmare il vuoto. Secondo voi, cosa sarà successo realmente tra la Gruber, Floris e insomma, il Foglio di Ferrara ci ha in qualche maniera un po' riassunto quello che è accaduto. Ma voi pensate che sia andato veramente così? O veramente la Gruber non è in splendida forma, dice che ha un abbassamento di voce? Scrivetelo nei commenti, cliccate piace al video, condividete il video, commentate il video e se vi va iscrivetevi al canale nikigiusino.it, il sito del disturbatore televisivo. Salve!